Natale, Sabato Grasso, e adesso noi andiamo in uno dei carnevali più belli, più suggestivi, più misteriosi d'Italia. C'è Raffaella Longobardi lì, a Satriano, Lucania, ciao! Eccoci! Ciao! Ciao Marco, ti porto anch'io la settimana della moda, la moda del carnevale. Siamo nel cuore della Lucania e io non sento nulla. Non solo ci sono le maschere di Satriano, ma ci sono le maschere di tutta la Lucania. Accanto a me ho uno dei presidenti. Sì, e io, buonasera a tutti i telespettatori, sono Rocco Stasi, responsabile della rete dei carnevali lucani con valenza antropologica. Qui c'è Aliano, Cirigliano, Guarda, facciamo vedere anche noi un po' di costumi, caro Marco. Sì. Guarda che belle queste mascherato. Signore. Da dove venite voi? Ma Satriano, da cosa siete vestite? Quaresima, la moglie di Carnevale. Allora, la Quaresima qui va in nero, caro Marco. E continuiamo. Voi da cosa siete vestiti? Montescaglioso, il carnevalone. Tutti di nero, perché tutti di nero? Neanche fosse delle brother. Allora io sono di nero perché porto, diciamo, iella. Io butto il fuso e una volta butto il chiloco, a chi colpisco porto sfortuna. Ai ai ai. Grazie. Allora Marco, però ti faccio vedere quella che è la maschera di Satriano. Perché, eccoli, tutti vestiti da alberi, perché? Questa è la maschera del Runita di Satriano, l'uomo albero del carnevale di Satriano, rappresenta meglio di mille parole il rapporto che c'è in Basilicata fra uomo e natura. È un uomo che diventa albero e un albero che diventa uomo. Guarda, guarda Marco, puoi venire avanti così facciamo vedere a Marco un vestito. Qui ma sotto c'è una sotto? Ragazza, come ti... come si sta là sotto? Una prospettiva diversa! Ma perché? Perché il verde per la Lucania è importantissimo, vero sindaco? Sì, sì, buon pomeriggio a tutti, siamo molto contenti di far conoscere a tutta Italia Satriano di Lucania con le proprie tradizioni, con i propri riti. E qui come a Milano sono tre giorni, Marco, di festa continua, vero? Sì, assolutamente sì, è soltanto un assaggio. Ti aspettiamo numerosi domani con la sfilata delle maschere tipiche, l'Urso, la Quaresima e il Rumito, e domenica con la foresta che cammina. Ci picchia, chi più ne ha più ne metta. Allora, la Lucania è una regione di giovani che vogliono fare, continuare le tradizioni. Questa tradizione ci è stata tramandata dai nostri avi e abbiamo avuto la capacità di dare nuovi significati alla maschera del Rumita, perché non rappresenta più quello che rappresentava in passato. Infatti... Il Rumita, che vuol dire, Marco, eremita. Vuol dire eremita? Nel 2017 l'eremita, il Rumita, si fa portavoce di un messaggio ecologista, ovvero chi si veste da Rumita a Satriano vuole dire che dobbiamo ristabilire un rapporto antico con la terra. Ma ci picchia, insomma, veramente, quanti sono questi ragazzi vestiti? Ma non solo ragazzi, perché ci sono anche le persone di una certa età. Ma chi età. C'è là sotto, scusa, ci dici come si chiamano proprio? So, Pasquale, maschi, Andrea, persone... Filippo, aspetta. Chi c'è sotto l'albero? Filippo. Come si chiamano? Vogliamo sapere un po' di nomi, come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo. Nicola. Nicola. E tu? Daniele. Daniele. Come si sta qui sotto? Si sta... Aspetta un attimo. È difficile. È molto bene si sta. Cioè, si sta bene. Ecco. Sono le caramelle di Lavello. Bene. Dopo le mangio. Allora, appuntamento qui a Satriano per tre giorni diversi. Ah, lui grazie è l'orso, Raffaella. Guarda. Oddio. Chi è? Ecco, scimmia. Marco. Grazie a tutti. Scimmia. Lupo, chi è? Comunque questo è un carnevale ecologico, no? È un carnevale ecologico perché sono gli eremiti, escono dai boschi, mare della natura. Ecco, stiamo vedendo anche qui due bellissima. Alberi che si salutano. Quindi dobbiamo amare la natura, correre, 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 non troppo però.